Amici di The Streak, bentornati. Questa è la saga sul fantacalcio e io vi ringrazio per averla seguita. Il nostro è un canale in crescita, come potete vedere, e io non posso che invitarvi a continuare a mettere like e a commentare, perché per quanto per voi magari questa cosa possa essere poco essenziale, per noi è cruciale perché YouTube funziona così: se i video vengono commentati, ci sono dei like sotto, allora vanno un po' più avanti nelle gerarchie, se no rimangono in basso. Quindi io vi devo soltanto chiedere a questo punto di continuare a sostenerci con queste modalità, dandoci questi feedback. Allora, oggi ragazzi abbiamo un tema importantissimo per la nostra materia, che è quello degli attaccanti. Gli attaccanti, se fai male l'attacco al fantacalcio, non duri una settimana, quindi noi dobbiamo essere bravi. Prima di parlare però dei super top e dei colpi low cost che si potrebbero fare, io volevo citare un principio economico, se vogliamo, che è quello della disponibilità. Ragazzi, per esperienza e anche intuitivo, vi posso tranquillamente dire di non lasciare scorrere i nomi. Chiunque sia, provate a prendere il primo nome grosso che viene fuori dall'asta, perché il secondo, il terzo e il quarto costeranno sicuramente di più. Quindi, se viene fuori Vlahovic, puntate su di lui, risparmierete sicuramente qualche credito. Funziona sempre. Mai lasciare scorrere i nomi per incertezza. Può essere che voi li lasciate scorrere perché avete una strategia di riserva, però ne parleremo. Discutendo dei super big, ragazzi, se vogliamo fare un po' i sommelier, chi è meglio tra Vlahovic, Immobile, Lukaku e Abraham o altri? Si casca bene in ogni caso, però secondo me c'è un nome che va per la maggiore e questi potrebbe essere Big Rom, Romelu Lukaku. Adesso lasciate perdere che è andato in Inghilterra, so che molti tifosi sono sentimentali, quanti ne abbiamo visti dire amore, amore, e poi alla prima occasione valigia in mano e via. In questi casi sapete cosa si fa? Si mandano due bacetti e poi anche un bel dito medio, visto che ce l'abbiamo, top, ecco, si fa così e poi si va alla prossima notizia, perché ne abbiamo veramente tante. Vi stavo dicendo per l'appunto che Romelu Lukaku è nel ristrettissimo club di giocatori della Serie A che negli ultimi 2 anni hanno segnato almeno 30 gol, e all'interno di questo piccolissimo club lui è l'eccezione, perché è uno dei pochissimi che ha siglato anche più di 10 assist nelle ultime 2 stagioni. Quindi, anche quando avrà il suo momento di buio, quelle 5-6 partite in cui non la butterà dentro mai, comunque ci sarà la possibilità che siglerà un assist e quindi porterà a casa un punteggio più elevato della media. Quindi, secondo me, il nome da prendere assolutamente tra gli altri che vanno benissimo è quello di Romelu Lukaku. Vlahovic, Immobile non hanno queste caratteristiche, vedono poco i compagni e quindi di assist ne faranno 2-3 al massimo. Lukaku ne può fare anche 10, nell'ultima stagione di Serie A ne ha fatti 11. Quindi, ragazzi, è un nome sicuramente da prendere in considerazione. Un altro con queste caratteristiche è Muriel, però ragazzi, Muriel, come sapete, è addirittura d'arrivo una trattativa che lo porterà fuori dalla Serie A, o comunque in questo momento non è un nome caldissimo perché l'anno scorso ha fatto meno bene del solito, quindi è una situazione tutta da monitorare. Ci sarebbe anche un altro ragazzo che fa il caso vostro, ma lo citiamo dopo, perché dovrebbe far parte degli attaccanti di riserva o di contorno. Questa squadra non può essere fatta soltanto da un centravanti e poi una caterva di pippe. Ci devono essere dei profili interessanti anche in seconda e terza battuta. Allora noi facciamo una cosa: prendiamo la classifica dei rendimenti dell'anno scorso e ribaltiamola. Quindi non guardiamo i primi, guardiamo quei giocatori che hanno fatto registrare almeno una media una fanta media, scusate, del 7 nell'anno calcistico, e troviamo al primo posto, che sarebbe l'ultimo di questa classifica, comunque di Elite, Daniele Verde dello Spezia. Non lasciatevi ingannare dal fatto che gioca un po' più arretrato, che non è nemmeno una vera punta, però questo ragazzo segna e fa segnare, quindi potrebbe essere un buon colpo per completare un attacco con un big al centro. Poi c'è anche un altro ragazzo, lo vedete in grafica, questi è Bonazzoli. Bonazzoli, da quando si è trasferito alla Salernitana, si è messo in proprio, le sue statistiche lo dicono chiaramente: questo ragazzo tira ogni volta che può, tira tantissimo perché è affamato. Ragazzi, perché è un ragazzo giovane che vuole giocarsi un ingaggio in una grande squadra, quindi si vuole mettere in mostra. L'anno scorso ne ha fatti più di 10, quest'anno vorrà sicuramente ripetere questo straordinario traguardo, e quindi è un giocatore, diciamo così, low cost, non è che ve lo regaleranno, ma comunque si potrebbe prendere per completare il reparto. Beto, Pinamonti, tutti i ragazzi giovani che si stanno affermando in questi anni da prendere assolutamente. Dobbiamo averceli forti e affamati, non appagati da una carriera di sfarzi. Vabbè, che in Serie A non è che ce ne siano molti, però comunque se sono giovani è meglio, secondo me. Se puntano in alto è sempre meglio, si impegnano di più. Questi giocatori, tra l'altro, ragazzi, vi potrebbero aiutare a comporre una sorta
sorta di team competitivo low cost, a patto che però il capitano sia Domenico Berardi, che è il capo in attacco assoluto dei nomi a basso costo ad altissimo rendimento. Voi direte, sì, fa l'esterno, non è una punta, però quando uno fa 15 gol all'anno più gli assist, come disse Frank Costello, nessuna. Berardi è l'eccezione, è l'attaccante che non tirate mai via su 1000 crediti a 300, ma dovrebbe valere più o meno quella cifra, non arriva mai a costare tanto. Eppure Berardi si deve prendere per completare un grande reparto offensivo. E sapete cos'altro costa poco, a parte la benzina Gotham, visto che siamo di citazioni hollywoodiane? Ragazzi, l'attacco del Milan nel fantacalcio che ho fatto con i miei amici, quasi nessuno ha preso in considerazione Giroud e Origi. Perché? Perché l'anno scorso sono arrivati in doppia cifra bassa, Origi non ha quasi mai giocato da titolare nel Liverpool, quindi non è facile da valutare, e possono essere presi in combinata e a portare a casa secondo me anche 15-16 gol tra i due. Quindi potrebbe essere una strategia quella di prendere magari alcuni dei nomi che ho detto prima, più l'attacco del Milan che non sarà sicuramente molto gettonato. Anche Leao stesso l'anno scorso ne ha fatti credo 11, questo può sfondare anche il limite e andare verso i 15, non so se i 18, perché lo vedo un po' un giocatore di ampio respiro, poco cinico, passatemi il termine, però comunque anche Leao è un attaccante che può completare il vostro reparto insieme ad almeno un grande nome. Poi ragazzi, Caprari l'anno scorso grandissima rivelazione, sì, ci sono però dei giocatori come De Olofeu dell'Udinese, ci sono dei giocatori che hanno una statistica particolare, ovvero sia un XG che fa registrare una differenza fra i gol che hanno fatto e quelli che avrebbero dovuto segnare molto alta. Per esempio questi due ragazzi hanno segnato quasi 5 gol in più rispetto a quelli che avrebbero dovuto fare. Perché? Perché essendo giocatori tra virgolette perimetrali, hanno dei grandi colpi nel serbatoio, magari mettono la palla all'incrocio dei pali, li fanno difficili. Noi, a parte Berardi che è un'eccezione, però dovremmo cercare di prendere quei ragazzi che magari su 17 previsti ne fanno 16, ovvero sia quelli che hanno un gioco essenziale in attacco, perché ci interessa crudamente il bonus. Caprari, De Olofeu sono due giocatori molto interessanti, su 1000 crediti io li prenderei a 70-80, non di più, perché comunque non sai mai quando quei 4-5 che sono entrati in più poi ti vengono a mancare. Quindi non puntare eccessivamente su ragazzi di perimetro in attacco, ma su gente che sta avanti alla porta, a meno che ci siano delle eccezioni. Adesso ragazzi, facciamo una bella cosa, il nostro cammino si è concluso, ma prima costruiamo una squadra. Con le quotazioni di Fantagazzetta ho provato a costruire un team competitivo in modo tale che magari voi vi possiate regolare se state facendo l'asta in questi giorni, anche per fare un gioco. Magari porteremo questa squadra in una sorta di reality del fantacalcio durante l'anno, non lo so, dobbiamo decidere. Voi lasciate i like in modo tale che possiamo essere incentivati a continuare a proporre questo tipo di contenuto. Allora ragazzi, andando brevemente per la porta, chi scegliamo? Secondo me il compromesso più interessante è quello di Rui Patricio. Peccato che non sia stato ancora scelto il portiere del Napoli, perché questo alza un pochino il prezzo del portiere della Roma, ma comunque è a metà strada fra i grandissimi e quelli che valgono un po' di meno, e la Roma quest'anno può mantenersi dentro i 40 gol subiti, potrebbe essere un'ottima strategia. Poi ragazzi, in difesa io opterei sempre per un nome low cost ma di rendimento come Ibañez, chiaramente tra i big. Capitano della nostra difesa Rahmani, punto molto su questo ragazzo perché è fortissimo di destra, quindi ci può dare dei bonus. E poi, come avevamo detto, vi ricordate nel secondo video, quello sui difensori, il giocatore che potrebbe esplodere è Singo, secondo me, che potrebbe fare un esploit magari anche da 4-5 gol. Quindi io me lo prendo e me lo metto in squadra come un big, senza andare a scomodare magari i vari Dumfries e Hernandez che hanno già fatto bene in passato. E poi, visto che comunque questa formazione è figlia dei ragionamenti fatti, anche Erlich, che l'anno scorso ha fatto registrare una grande media, quest'anno giocherà nel Sassuolo, non costa tantissimo, non è molto quotato, quindi è perfetto, rientra nei nostri budget. Il centrocampo ragazzi lo fonderei su una suggestione che è quella di De Ket, il giocatore del Milan, è arrivato da poco, potrebbe fare veramente bene sin dal primo anno, non so perché, ma sembra veramente pronto per un grande exploit. Io lo prenderei come nome di punta da accompagnare eventualmente con un Lukic che sembra essere veramente in forma e nei meccanismi del Torino di Juric, quindi potrebbe portare bonus, più Elmas che è un giocatore tutto fare da 30 presenze, quindi ce lo mettiamo in squadra.
Poi ragazzi, Orsolini, che in ben due aste sono riuscito a prendere a un prezzo modico, ma cioè è sempre un attaccante, poi magari, non so, sarà riserva quest'anno, non lo so, un valore del genere, un allenatore tende sempre a utilizzarlo, io non mi aspetto 8 gol, però 4 onestamente sì. E poi c'è Zurkowski, ragazzi, visto che dovevo completare il reparto con un nome a basso costo, ragazzi, Zurkowski, vabbè, ora è della Fiorentina, prima era all'Empoli, però questo ragazzo ha grandi qualità, a Firenze piace tantissimo, e quindi prendiamolo, magari riuscirà a scaldare Buonaventura o qualche altro dalle gerarchie, giocherà tutto l'anno, l'anno scorso 6 gol, quindi comunque ce lo mettiamo in squadra. Poi ragazzi, vabbè, gli altri nomi low cost li ho fatti un po' per completare il reparto, andiamo all'attacco. Il nostro attacco vede come puntero centrale, visto che abbiamo fatto un ragionamento, Romelu Lukaku, abbiamo investito tanti crediti per lui, speriamo che faccia una buona stagione. Insomma, scherza, niente di meglio, Lukaku, un bacione. E poi i suoi compagni di reparto non possono che essere chiaramente Berardi e anche Verde. Secondo me questo è un attacco a 3. Se avete fatto un fantacalcio con 8-9 persone, questo è un attacco che vi può dare veramente grandi soddisfazioni. E poi ragazzi, non si sa mai, qualche credito su Lokman, che è stato preso dall'Ipsia, l'Atalanta tira fuori sempre dei gran bei giocatori, potrebbe essere un nome che a guarnire questo reparto offensivo, secondo me molto competitivo. Gli altri li vedete in grafica, ragazzi, non possiamo dire ogni nome della lista, quindi ragazzi, io ho costruito questa squadra. Voi avete già fatto un paio di aste, però per chi ancora non avesse cominciato, prendete anche in considerazione queste indicazioni che vi ho dato, ma non perché vi debba dare dei consigli, semplicemente perché insomma un po' di esperienza uno ce l'ha, quindi prova a discutere insieme agli altri. Formiamo la sta community, scrivete nei commenti cosa ne pensate, date anche voi dei suggerimenti a me e agli altri che seguono e lasciate un like al video, ragazzi, è molto importante. Io non vivo per i like, non ho neanche i social, però dal momento che sono in questa piattaforma devo adeguarmi al funzionamento, no? Quindi è importantissimo che voi lasciate un like. Noi torniamo ragazzi la prossima settimana con dei contenuti nuovissimi, seguiremo il campionato di Serie A e l'attualità in genere, quindi non mancate perché ci saranno delle novità interessanti. Date streak per quanto riguarda la saga del fantacalcio, è tutto, condividete il video, buone ferie e buon inizio di campionato.